parleremo di giustizia, lo faremo con la ministra della giustizia Marta Cartabia, che ringrazio vivamente per essere qui con noi alla IVIN. Ovviamente parleremo... Ministra, prima di entrare nel merito della nostra chiacchierata, tornando indietro di 20 mesi a proposito dei momenti conciliati della concitati della formazione del governo, che ricordo ha lei di quel momento in cui ricevette una telefonata probabilmente in cui le si proponeva di diventare la prossima ministra della giustizia? Beh, era un contesto completamente diverso. Qui siamo alla formazione delle istituzioni dopo una prova elettorale in cui il popolo italiano si è espresso, c'è la formazione di un nuovo Parlamento, come vediamo, a partire dai suoi vertici, poi ci saranno le costituzioni dei gruppi parlamentari, tante altre attività che ci separano dalla formazione del governo. Il governo in cui sono entrata a far parte con grande sorpresa, devo dire, sapendolo poche ore prima dell'annuncio in televisione, erano le 7 di sera quando fu annunciato in televisione, io l'avevo saputo poche ore prima. Era un contesto in cui eravamo ancora nel pieno della pandemia, tanti motivi di crisi e di difficoltà suggerirono una formula di unità nazionale dove c'erano presenti un arco ampio di partiti politici rappresentati in Parlamento. L'unico partito politico di opposizione all'inizio era Fratelli d'Italia e una forte componente tecnica. Noi eravamo stati chiamati proprio in virtù di esperienze passate a dare il nostro contributo a un momento in cui il nostro paese stava vivendo una grande difficoltà. Ricordiamoci, non c'erano ancora le vaccinazioni, eravamo ancora con il paese chiuso, preoccupazioni di ragione economiche di altro genere stavano veramente rendendo molto difficile la vita dei cittadini. Quindi fu una chiamata a offrire un servizio che abbiamo fatto tutti molto volentieri, proprio perché per l'eccezionalità del momento, non siamo politici di professione. Ora siamo in una fase di trasformazioni e proprio le trasformazioni sono un po' il tema dominante anche del nostro Live-In, che abbiamo scelto come tema dominante molto di questo Live-In. È un momento di grandi trasformazioni per l'Italia, certamente a livello globale, per la verità, nel mondo. È un momento di grandi trasformazioni, Ministra, anche per la giustizia italiana in realtà, una sorta di rinascimento della giustizia italiana. Nel corso del suo mandato, in questi 20 mesi, sono state approvate tante riforme importanti, ne cito alcune, la riforma della giustizia penale, la riforma della giustizia civile, quella dell'ufficio per il processo, la riforma tributaria della crisi d'impresa, ci sono stati tanti altri interventi per le assunzioni, per esempio sul capitale umano, 21.000 assunzioni, digitalizzazione, tante novità, tante trasformazioni. Allora le chiedo, Ministra, come queste riforme, queste novità riusciranno a trasformare la giustizia italiana? Questa parola trasformazione è bellissima, non so chi abbia avuto il merito di scegliere questo titolo, ma secondo me è denso di significato. Mi permetto di interpretare così la sua domanda: qual è l'origine di una trasformazione e dove vuole andare, in particolare nel caso della giustizia, che è stato l'oggetto del mio impegno in questi 20 mesi? E mi rivolgo a questo pubblico di ragazzi che vedo qui davanti a me con un'osservazione che può apparire scontata, ma io non credo che lo sia, anzi la reputo importantissima. All'origine della grande trasformazione che in tanti ambiti il governo in cui ho avuto l'onore di far parte ha operato, paradossalmente era proprio il momento di crisi che stavamo attraversando. Cioè quella grande difficoltà segnata dalla pandemia e poi dagli effetti economici e poi dagli effetti sociali, voi ricorderete, non andavate a scuola, tante difficoltà anche relazionali, poi dopo la guerra all'improvviso, ma noi in quel momento lì avevamo proprio l'elemento della crisi, la frattura che ci aveva messo di fronte alla necessità di una ripartenza.
A me piace moltissimo ricordare un pensiero di Hannah Arendt su questo punto. Le crisi non sono necessariamente significato dell'inizio di un declino, possono essere delle opportunità. Questo è stato lo spirito con cui noi abbiamo abbracciato questa grande sfida che ci veniva proposta, sostenuti moltissimo dall'Europa che ha vissuto nello stesso modo, perché anche per l'Europa la grande crisi della pandemia è stata l'occasione di questo grande piano del Next Generation EU, appunto rivolto a voi, e abbiamo voluto cogliere quelle difficoltà come momento per riguardare al nostro sistema giustizia, nel nostro caso, e portarlo, traghettarlo verso un oltre migliore. Qual era la sfida principale? C'è stato un tema dominante verso il quale noi abbiamo voluto lavorare, una priorità, diciamo. Le esigenze sono tante, ma uno deve a un certo punto ordinare delle priorità. La priorità era dettata da una difficoltà endemica del nostro paese, che è la lentezza dei tempi di giudizio. Ancora adesso sono usciti dei rapporti di organismi internazionali che, guardando alla giustizia italiana, segnalano che una delle maggiori difficoltà è quella della eccessiva durata dei processi. Allora, a partire da quell'obiettivo, l'origine e la crisi, l'obiettivo chiaro che c'era una priorità da perseguire, il resto è stata una costruzione articolata che ha appunto coinvolto riforme processuali, ma anche tantissimi investimenti. Questa è stata la grande novità che è stata possibile proprio nel quadro del PNRR: investimenti di digitalizzazione, investimenti di ingresso di giovani, l'ufficio del processo accanto ai giudici, ne sono entrati 8.250 e altrettanti ne arriveranno, giovani giuristi che lavorano accanto al giudice, investimenti in termini di assunzione di personale di vario genere, personale amministrativo e anche tanti concorsi per la magistratura. Se qualcuno vuole intraprendere questa carriera è il momento giusto, perché 3 concorsi nel giro di 20 mesi sono stati effettuati in momenti diversi, 310 posti, 500 e ora ne firmeremo un altro da 400, per rimettere in moto una macchina che andava troppo a rilento. Quello dell'andare a rilento è un problema serio, perché non è soltanto l'idea di far presto, di dare uno smalto più efficientista alla giustizia, è un problema di diritti, ragazzi, perché se una giustizia non risponde tempestivamente, non risponde ai diritti delle persone, né a quelli delle vittime che aspettano una parola di giustizia, né a quelli degli imputati. Non a caso la ragionevole durata del processo è un principio costituzionale. Nella Costituzione si mettono solo le cose importanti. È un testo breve la Costituzione. Se nel nostro testo c'è un principio dedicato alla ragionevole durata del processo, è perché è veramente un principio importante che non possiamo trascurare. E infatti, Ministra, come lei accennava, se la giustizia funziona in un paese, a beneficiarne non è soltanto la vita sociale, anzitutto la vita sociale, ma per la verità a beneficiarne è anche la vita economica di un paese. Lei faceva accenno alla lentezza della giustizia, abbiamo forse dei dati a cui tra l'altro accennava prima. L'Italia è stata il paese con il numero di condanne più alto da parte della Corte di Strasburgo per l'irragionevole durata dei processi. La lentezza della giustizia scoraggia, insieme con la burocrazia, gli investimenti stranieri nel nostro paese. I tempi della giustizia civile fino a questo momento sono stati quasi doppi rispetto ad altri paesi, mi viene in mente Francia, Spagna, una media di 8 anni e 10 mesi in Italia contro una media di 4 anni e 10 mesi, se non sbaglio, in Francia. Sono tutti numeri che evidentemente hanno pesato fino a questo momento. Ecco, da questo punto di vista specifico, anche guardando all'attrattività del nostro paese rispetto agli investimenti stranieri, che cosa cambierà anche grazie a queste riforme? Lei ha viaggiato tanto e
ha parlato tanto in questi mesi anche all'estero, appunto, qual è stata la percezione dei cambiamenti? Intanto vedo che sono comparsi i dati, quelle 1202 è il numero di condanne che l'Italia ha ricevuto dalla Corte di Strasburgo, che è la Corte che tutela i diritti individuali della persona, quindi vuol dire che i singoli sono andati a lamentarsi fino a Strasburgo dell'eccessiva durata del processo, che come vedete vede al primo posto, è un primato negativo evidentemente, l'Italia, al secondo posto con la metà delle condanne solo la Turchia. Quindi, e poi via via vedete alcuni altri paesi che hanno un numero di condanne decisamente inferiore. Vuol dire che il problema è serio, è molto serio nel nostro paese. Lei diceva giustamente che ha un aspetto anche economico ed è verissimo, ci sono ormai moltissimi studi che rivelano questo peso sul prodotto interno lordo. Sembrano delle realtà lontanissime, no? Che c'entra la giustizia con la capacità di produrre ricchezza del nostro paese. Invece c'è un nesso studiato ormai da tanto tempo, per cui possono vedersi dei miglioramenti in termini di alcuni punti del PIL se noi otterremo quegli obiettivi che ci siamo impegnati a realizzare con l'Unione Europea, che sono davvero molto impegnativi, perché abbiamo questo impegno nell'ambito del PNRR di ridurre del 40% la durata dei processi civili e del 25% la durata dei processi penali in 5 anni. Vi vorrei far notare questa prospettiva dei 5 anni, perché questa è stata una caratteristica del lavoro che abbiamo fatto al governo sin dal primo giorno. Ricordo distintamente un discorso che mi aveva rivolto il presidente, un colloquio che avevo avuto con il presidente Draghi, che mi diceva: mi raccomando, bisogna affrontare le emergenze. Per esempio, eravamo ancora con una giustizia che faticava a funzionare per via della pandemia, bisognava riaprire i tribunali, eccetera. Ma uno sguardo a medio-lungo termine, fate dei progetti lunghi, perché noi incominceremo, altri, chi verrà dopo di noi, completerà l'opera. Questo è stato un cambiamento di metodo importantissimo che nel campo della giustizia, mi dicono coloro che hanno lavorato da maggior tempo anche al Ministero, non c'era mai stato. Cioè fare un programma che addirittura sapevamo dall'inizio che avrebbe superato anche la nostra permanenza al governo, perché è vero che si è conclusa un po' prematuramente l'esperienza di governo, ma in ogni caso ci sarebbe stata la fine della legislatura a febbraio-marzo. Quindi questo programma a 5 anni ci ha permesso di mettere in campo degli obiettivi a medio termine e delle tappe intermedie, no? Dei momenti in cui verificare se eravamo sulla buona strada. Per la giustizia il primo anno e mezzo è stato molto impegnato dalla predisposizione di riforme che usciranno in Gazzetta Ufficiale, gli ultimi decreti lunedì, e anche risorse umane, assunzioni, digitalizzazione, ma anche nel frattempo incominciare a verificare che cosa sta succedendo. Proprio in questi giorni mi hanno portato i dati del primo monitoraggio dopo 6 mesi dall'entrata in vigore di questa nuova struttura dentro gli uffici giudiziari, che è l'ufficio del processo, cioè questi assistenti dei giudici. Ed è interessante vedere che saranno pubblicati, se non oggi sono già stati pubblicati, mi confermano, sul sito del Ministero della Giustizia, che c'è già una flessione interessante, anche se evidentemente è più nel tempo, ci vorrà del tempo per vederne i frutti, perché anche questi giovani non possono far miracoli, sono appena stati assunti, devono imparare a inserirsi nella nuova struttura. Però per noi è importantissimo poter monitorare, seguire passo passo, perché se c'è qualche cosa che non funziona o cambia la contingenza, cambia il contesto, bisognerà poter correggere il tiro. Il metodo introdotto è veramente importante. Progettare, immaginare la strada e le tappe e i momenti di ristoro in cui andare a vedere come stanno andando le cose. A questo proposito, Ministra, le chiedo, visto che il dibattito sulla giustizia è sempre stato un dibattito
spesso divisivo, a volte anche infuocato, e visto che la maggioranza di governo, la sua maggioranza di governo era una maggioranza composita, come siete riusciti a trovare la sintesi proprio per fare quello che ci ha appena esposto? Ha ragione, questa è stata una difficoltà importante. Nel nostro paese, non da oggi, non da ieri, non soltanto durante l'ultima legislatura, il tema della giustizia è stato un tema sempre molto divisivo, un terreno di battaglia e di scontri molto forti, stavo per dire feroci, forse esagerato, ma insomma veramente molto forti, tanto che io il giorno stesso del giuramento, cioè ancora non ero arrivata in via Arenula e mi avevano chiamata d'urgenza in un'aula del governo della Camera dei Deputati a cercare di immaginare una strada per uscire da un punto che aveva molto infuocato il dibattito in quel momento lì, che era il tema della prescrizione. È un aspetto specifico che è stato trattato nelle riforme, ma che in quel momento lì era veramente urgente. Mi sono trovata davvero con forze politiche che non si riuscivano a capire o ad ascoltare su questi temi, soprattutto devo dire della giustizia penale. Guardi, è stato un lavoro di avvicinamento e di sintesi molto paziente, in cui piano piano siamo riusciti a trovare dei terreni di intesa comune. Io credo che questo sia uno dei risultati di cui personalmente sono maggiormente soddisfatta, perché io credo che la possibilità di trovare un accordo, anche quando si hanno delle divergenze di vedute così marcate, direi identitarie quasi, è una condizione indispensabile per la convivenza civile, su qualunque terreno. E ascoltarsi, imparare ad ascoltarsi quando c'è un conflitto in atto, è un aspetto decisivo non solo della vita politica, ma anche della vita relazionale, personale, sociale, a tutti i livelli. Io devo dire la verità, non ho avuto esitazioni nella strada da seguire, perché, permettetemi il paragone che forse, diciamo così, è un po' audace, però la mia formazione è di costituzionalista, io sono un docente di diritto costituzionale, perciò mi sono formata proprio sulla storia costituzionale italiana. All'origine della Repubblica Italiana, all'origine della Costituzione Italiana, c'erano dei conflitti laceranti a livello internazionale e a livello interno. C'erano partiti che avevano visioni del mondo diversissime, la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista. Ma se voi avete la pazienza di rileggervi quelle pagine di quella storia, quell'inizio della nostra storia, noi nel nostro DNA abbiamo un tesoro preziosissimo, che è quello di saper far prevalere ciò che ci unisce su ciò che ci divide. E l'Europa è nata così, facendo prevalere ciò che univa la Francia e la Germania, nemici feroci durante la Seconda Guerra Mondiale, su ciò che li aveva così drammaticamente divisi. Nel nostro piccolo abbiamo tentato di metterci sulle spalle di quei giganti che hanno segnato la nostra storia e seguirne le orme. In un flash, Ministra, visto che il dossier giustizia adesso passerà di mano, le riforme dovranno resistere alla prova del tempo, qualcuno parla già di nuove modifiche, le chiedo in chiusura qual è il messaggio che lei vorrebbe non si perdesse del lavoro fatto, qual è il passaggio di testimone ideale che lei in questo momento si sentirebbe di fare? Il passaggio di testimone lo farò e sto proprio preparando un passaggio di consegne che vorrei fare seriamente con chiunque sarà dopo di me in via Arenula al Ministero della Giustizia. Tutte le riforme sono perfettibili, perciò giustamente a buon titolo ogni futuro ministro avrà il suo programma, le sue modifiche da apportare, i suoi nuovi pezzetti di riforme da completare. Quello che è interessante, e direi forse la cosa che mi sta più a cuore, è proprio il punto che abbiamo toccato prima. Dopo 30 anni siamo riusciti a parlarci e ad arrivare a dei testi condivisi. Non perdiamo questo patrimonio, cerchiamo, qualunque riforma si debba fare, di farla insieme. Prima di chiudere, cosa farà in futuro, Ministra?
dove sono stati così gentili da sottolineare questo passaggio, non ho sentito la sua ultima domanda. Chiedo scusa, proprio un flash, cosa farai in futuro? Torno a fare professore, ci sono i miei ragazzi che mi aspettano all'università e tornerò a Milano a fare quello che in fondo amo più di ogni altra cosa. Grazie. Grazie mille, Ministra.